GF VIP 7, Ciupilan difende Nikita, non è anche abbracciata quando è finalista. Su Twitter George Ciupilan ha deciso di spezzare una lancia a favore di Nikita Pelizzon. Scendendo nel dettaglio, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP 7 ha criticato i vipponi per non avere abbracciato la modella triestina dopo che è stata proclamata quinta finalista del programma. Secondo lui, tale atteggiamento fa capire moltissime cose su chi sono le persone rimaste all'interno della casa di Cinecittà. Giorgio Ciupilan all'interno della casa di Cinecittà aveva instaurato un bellissimo legame con Nikita Pelizzon. Al momento della sua eliminazione, tra i due erano nate delle incomprensioni. Dopo essere uscito dal Grande Fratello VIP 7. Però, Ciupilan è tornato sui suoi passi e in più occasioni ha preso le difese della modella triestina. Martedì 28 marzo, su Twitter, Ciupilan ha postato un tweet in cui ha commentato la reazione dei vipponi dopo la proclamazione di Nikita finalista, quando vedi una compagna tua di viaggio dopo 6 mesi di convivenza e tutto il tempo passato insieme che non viene neanche abbracciata quando viene nominata finalista. Si capiscono tante cose. A quel punto l'ex Geffina ha esortato la sua amica a non mollare visto che manca una settimana alla fine del reality show. Il tweet polemico di George Ciupilan non è passato inosservato ad alcuni telespettatori del Grande Fratello VIP 7. Tra le persone che hanno commentato la presa di posizione di Ciupilan, un utente ha chiosato, ma per favore dopo tutto quello che ha detto? Pure l'abbraccio? Anche no. Bisogna essere coerenti. Un altro utente ha affermato di smetterla con questo finto buonismo, nella vita reale se non sopporto una persona non mi congratulo per una sua gioia. Un reality deve essere anche così, altrimenti si parla di ipocrisia. Ovviamente, tra i commenti c'è anche chi ha condiviso il pensiero di Ciupilan insinuando che i vipponi rimasti in casa, tranne Milena Miconi, sono tutti dei maleducati. I vipponi sono finiti al centro delle polemiche anche nel corso della semifinale del Grande Fratello VIP 7. Nikita Pelizzon ha ricevuto una sorpresa dai suoi genitori, mamma e papà hanno scritto una lettera. Una volta uscita dalla stanza Superled, la modella ha trovato solamente Milena Miconi ad abbracciarla. Al contrario, gli altri concorrenti non si sono alzati e addirittura alcuni sono andati in cucina a mangiare qualcosa. Cosa che ha mandato su tutte le furie Alfonso Signorini, il conduttore ha criticato la maleducazione dimostrata da alcuni concorrenti.